Ciao a tutti, Gugi, ben ritrovati alla vostra Underlink 91 in questo nuovo video speciale extra, che comunque sia e conta come un episodio normale, per Yo-Kai Watch Psicospettri. Ora, in questo video vi farò vedere come affrontare Koros e Bluetooth, o meglio, io affronto Koros e Bluetooth, perché come fare ve l'ho fatto vedere già in un altro video, e tanti altri youtuber hanno fatto vedere come poter affrontare Koros e Bluetooth, e anche Nerorco. Ora, io non mi aspettavo che fossero così semplici, o meglio, Koros e Bluetooth un po' me l'aspettavo. Però non mi aspettavo che comunque sia Nerorco fosse davvero facile. Il motivo è che sono a livello 55 Koros e Bluetooth, mentre Nerorco è a livello 70. Insomma, con Yokai di livello 99, tranne Luminotto che ho all'85-86, è stata davvero facile. Ora, io mi aspettavo una lotta molto più difficile di quanto non sia stata, perché davvero, ok che tu entri in una porta devi essere almeno di livello 55 per affrontare determinati yokai, va benissimo, magari il boss finale è a livello 55 e quindi ti dice guarda, devi essere a livello 55 se no non ce la fai a sconfiggerlo, oppure ti risulta molto difficile. Quindi io ho affrontato Koros e Bluetooth e anche Nerorco, pensando che magari stanno all'80, stanno al 90. Poi però una volta finita la lotta ho detto ma Nerorco, più che altro Nerorco, Koros e Bluetooth, insomma non mi hanno lasciato nulla. Effettivamente Nerorco dovrebbe stare a livello 70, come dice appunto Kamikappa quando ci dice che deve essere di livello 70 per affrontare gli yokai di quel percorso della porta dorata. Ed infatti è così, perché nella boss rush Nerorco è al 99, è lo yokai più forte del gioco. Il problema è che è stato rimpiazzato da Imagino come yokai più forte del gioco. Quindi Yo-Kai Watch 2 è più forte a Imagino. E vi ripeto, come ho già detto in un altro video, Imagino non so quando l'affronto. Comunque sia, dovrei iniziare a registrarlo comunque sia questi giorni a lotta. E anche per vedere un po' come opera lo yokai, come incanta, se incanta, che attacchi ha, la sua resistenza, la sua vita, i suoi, insomma, tutto quello che può servire a fargli male più possibile per riuscire a batterlo. Allora, intanto riceviamo un colpi nascosti e 10.000 punti esperienza, utilissimi per Luminotto. Eccoci qua, siamo davanti a Bluetooth. Ora, Bluetooth invece anche è stato facile come Koros. Dovrebbe essere leggermente più forte, ma secondo me è più debole Bluetooth di Koros, perché anche nella boss rush in Spiritossi l'ho fatto sempre a primo tentativo, nonostante le 10 volte che io abbia perso contro Nerorco. Lui l'ho fatto sempre a primo tentativo, quindi insomma Koros ci ho perso una volta sola, e invece Bluetooth già a primo tentativo la prima volta l'ho fatto subito. E mi pare strano però il fatto che comunque sia con l'aggiornamento 2.0 che abbiamo Yo-Kai Watch, Spiritossi e Polpanime, se connettiamo tutti e tre i giochi ci ritroviamo comunque sia la via del mistero uguale a questa anche su Spiritossi e su Polpanime. Quindi se voi connettete la vostra copia con Psicospettri e una copia diversa dalla vostra, per esempio voi avete Spiritossi, se la connettete con Psicospettri e con Polpanime, potete accedere alla via del mistero segreta, questa qui. Io in quel video non l'ho spiegato proprio bene, ho solo detto Psicospettri, però si può fare anche con Polpanime che collega Psicospettri e Spiritossi, o Spiritossi che però devi collegarlo a Psicospettri e Polpanime. Quindi insomma, potete anche voi su Spiritossi o o Polpanime, voglio dire, con l'aggiornamento 2.0, ricevere appunto chiave spettrale, chiave farfalla, chiave cinghiale e chiave, non mi ricordo qual è l'altra chiave, però comunque sia, potete ricevere tutte qua, cervo, chiave cervo, eccola, potete ricevere tutte quante e tre le chiavi, perché comunque sia il gioco lo permette, quindi potete anche voi affrontare Bluetooth, Koros e Nerorco e farvi gli amici. La cosa strana di Bluetooth è che si trova anche attraversando correttamente le strisce pedonali. Tu fai il semaforo, fa diventare verde, attraversi, dopo 10-15 volte ti compare lui. E non capisco il perché.
Voglio dire, perché affrontare uno yokai come Bluetooth attraversando correttamente le strisce pedonali? Tanto non ha senso, perché è molto forte, quindi potrei farlo solo alla fine del gioco, quando avrò già un team a livello 60-70, comunque sia, è molto forte. Ad ogni modo andiamo a fare anche core, anche Nerorco, così facciamo tutti e tre in una volta sola. Anche Nerorco si trova qua, autostrada dorata, la porta al centro, quella più forte, livello 70, eccolo qua. La forma amico di Nerorco è molto carina. Wow, Nerorco! Caspita, è davvero Nerorco, lo puoi capire dal suo colore. C'è qualcosa di pericoloso riguardo al suo colore? Perché è solo un colore alla moda. Sei in cerca di guai? Ma no, non ho fatto nulla. Che ho fatto per farla arrabbiare? È Whisper, che è un maledetto che ti fa arrabbiare gli yokai avversari. Gli ioni di questo colore sono forti. Io ne conosco solo tre di ioni. E solo lui ha questo colore. Però la forma amico di Koros è davvero carina, infatti è quella che vediamo lì. Mentre nella boss rush è totalmente nero con il gonnellino rosso ed è molto potente come yokai. Comunque sia, anche qui l'ho fatto in modo abbastanza veloce e il fatto che si possano usare gli oggetti aiuta davvero tanto. Perché se non si potessero usare gli oggetti come nella boss rush, allora bisognerebbe costruire un team un pochino più oculato. Come quello appunto che ho usato nella boss rush in Spirit Ossi. No, davvero, se voi provate a fare la boss rush troverete gli ioni davvero difficili da affrontare. È una cosa indescrivibile quanto sono forti. Anche qui comunque sia, nonostante fossi di livello più alto, ho dovuto prestare attenzione a chi ricaricavo con gli oggetti, quali usavo e di Energy Max, perché comunque sia, nonostante avessi Senifior e Luminotto che curano prepotentemente, devi comunque stare attento, perché i danni che facevo a Nerorco erano pochi e quindi insomma non è che potevo proprio così andare allo sbaraglio tranquillamente. Oh, invece Luminotto qua se n'è andato, ma sinceramente di Luminotto non è che mi importasse più di tanto se riusciva a resistere o no, perché il computer in genere non attacca a caso. Tipo la battaglia contro Kabukicho, Kabukicho mi attaccava punti coperti da yokai. Quando lui si punta su un posto preciso della ruota, ti guarda, tu puoi cambiare per far colpire un punto vuoto o far colpire un altro yokai. Ecco, quello non era a caso, lui puntava un punto specifico coperto da uno yokai. Però poi potevi ingannarlo appunto spostando la ruota. Invece con Nerorco mi sa che va a caso. L'attacco di Nerorco va a caso, perché comunque sia, il gioco rivela sì che Darkrai ha l'abilità di schivare l'Energy Max, ma solo quando riceve l'attacco, non quando l'attacco è in preparazione e il computer sceglie chi attaccare. È una cosa un po' sottile, e insomma la lotta è stata una bella lotta, ma non ti ho ancora preso il Nerorco. Sinceramente non mi aspettavo di prenderli al primo tentativo. Non hanno un cibo preferito, ma penso che sia la carne, comunque sia, se poi si può dare un cibo preferito. Ad ogni modo, Cuggi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yokai Watch. Penso che fra un paio di giorni, se mi ci metto l'impegno pubblico, anche le come trovare tutte quante le sfere del Noco, poi penso che la prossima settimana concluderò con la battaglia contro Imagino, e poi inizia Pokémon, Ultrasole, Ultraluna, Ultrasole per la precisione. Quindi Cuggi, come sempre, vi ringrazio, ci vediamo domani con dei nuovi video. Bye bye!